Una palestra popolare deve essere un luogo che ridà al popolo quello che al popolo è stato tolto. Lo sport per come noi lo abbiamo conosciuto, il divertimento, il giocare a pallone, l'andare nella palestra, nella palestrina o nella scuola, questa cosa non esiste più. Oggi esistono quelli che io chiamo in modo così ironico, a presa in giro, i centri commerciali dello sport, questi luoghi mastodontici dove c'è tutto e non c'è niente, dove per iscriverti, bene che te va, paghi 100 euro tra quello che ti chiedono il conto in banca. E chi è? Qual è la famiglia oggi, a maggior ragione in un quartiere come il nostro, che si può permettere di mandare il figlio in una palestra a fare sport a 150-200 euro al mese? Nessuno. La società, i ragazzi si sono ributtati sui muretti, passe le canne, a drogasse, a buttasse nel degrado più totale. Questa cosa noi non la potevamo accettare. La storia della palestra popolare Valerio Verbano nasce nel lontano 2005. C'era chi immaginava diciamo uno scenario da centro sociale classico, e c'era chi, come me, come altri ragazzi, immaginava invece uno scenario diverso, una palestra popolare da fare in un quartiere dove comunque era necessario, era comunque un sentito comune molto molto forte, proprio per tutta una serie di problematiche che ci stavano e che attraverso lo sport potevamo in qualche modo cominciare a intervenire, tamponare delle situazioni, recuperare dei ragazzi. De costruire un spazio, in questo caso, en el que todos y todas nos sintamos a gusto, compartamos ideales, compartamos también el día a día, porque al final también se convierte ya no solo en un gimnasio y en un sitio donde pasar dos horas, se convierte en algo muchísimo más grande. Entonces al final yo creo que compartiendo un poco esas ideas de querer formar algo así, como lo que hemos hecho, nace un poco la escuela deportiva, van saliendo bien las cosas y de alguna manera es lo que tenemos a día de hoy, convertido en un gimnasio prácticamente, que no tiene que envidiar las instalaciones, ya lo habéis visto, a ningún otro gimnasio de cualquier otro barrio. Cuando empezamos con este proyecto, nosotros no teníamos mucha experiencia como entrenadores de boxeo, o bueno, como entrenadores en general. Esto ha sido ir aprendiendo día a día, semana a semana, intentar incidir en el boxeo, no como un deporte agresivo, sino un deporte en el que crecer, en el que aprender valores, en el que poder convivir todos juntos. È bella proprio l'idea di questa palestra, cioè il fatto che in questo quartiere comunque sia un posto dove, a parte il corso quello che seguo io di Full Contact, ad esempio c'è il corso di ginnastica artistica che permette a tante famiglie del quartiere di avere un posto dove lasciare i propri figli e essere sicuri che stanno lì, si divertono, vengono seguiti. E quindi no, questo mi piace molto di questa palestra, il fatto che è un punto di ritrovo proprio del quartiere. L'estato del barrio ultimamente è molto conflittivo. Hay problemas de bandas, hay problemas de convivencia, pero bueno, aquí seguiremos dando a por el barrio y para el barrio. Hey. È fondamentale aver fatto questa palestra nel quartiere, perché era un quartiere abbandonato, non c'ha e non c'aveva nulla, tantomeno un luogo dove fare sport a prezzi popolari, aperto a tutti. Tant'è vero che non ci si allena soltanto perché paghi. Se ci sono persone in difficoltà vengono e si allenano, bambini in difficoltà soprattutto vengono e si allenano, perché noi è sempre stata, la politica nostra è sempre stata quella che
un bambino vale 10 adulti. Nosotros lo que hacemos es una aportación voluntaria, en este caso, que son 20 euros el que, no puede, el que trabaja, el que tiene ingresos mensuales, 10 euros el que no puede trabajar, un estudiante, ¿vale? Y si no tienes dinero, por lo que sea, estás en paro o no tienes una buena situación económica, no pasa nada. Tú ven, entrena y ya veremos. Ya veremos significa que no pasa nada. Es decir, aquí se entrena sí o sí. Hay un montón de gente que no paga nada porque no puede pagar nada, pero eso... Tema económico, lo que te comentaba antes, tema económico, tema de competitividad y demás, lo dejamos de puertas para afuera. Acuña,